Vediamo un breve ripasso delle grandezze trigonometriche che ci serviranno per lo studio dei circuiti elettrici. Quello che vediamo nel disegno è il cerchio trigonometrico. Un cerchio trigonometrico è un cerchio che ha raggio 1 e che ci serve per rappresentare gli angoli e le grandezze associate. Quindi traccio il raggio del cerchio in una posizione qualunque e definiamo un angolo. L'angolo è la misura dello spostamento di questo vettore, di questo segmento rispetto all'orizzontale. L'angolo diamogli un nome e chiamiamolo ad esempio l'angolo φ. Su questo cerchio trigonometrico andremo a definire le grandezze che sono per noi importanti. Prima osserviamo a parte il nostro triangolo. Quindi si tratta di un triangolo rettangolo, un triangolo dove il nostro angolo φ è questo. Individuiamo i lati di questo triangolo, puliamo leggermente in modo da vederlo in modo più compiuto. Allora, individuiamo e diamo dei nomi anche ai lati di questo triangolo rettangolo. Allora, abbiamo la nostra ipotenusa, la indichiamo con la I maiuscola, e abbiamo i due lati, i due catetti. Individuiamoli dandogli una lettera iniziale rispetto alla loro posizione rispetto all'angolo φ, trigonometriche fondamentali. Il seno dell'angolo φ è definito dal rapporto del lato opposto rispetto alla ipotenusa, quindi il rapporto fra O e I. Il coseno del nostro angolo φ è definito invece come rapporto fra la lunghezza del lato adiacente A sempre rispetto all'ipotenusa. Definiamo anche la terza grandezza trigonometrica fondamentale, la tangente dell'angolo φ, che è data dal rapporto del lato opposto rispetto al lato adiacente A. Queste sono le definizioni delle grandezze trigonometriche fondamentali. Riportiamole anche sul cerchio trigonometrico, per vederne alcune caratteristiche. Quindi, per individuare, noi dobbiamo fare le proiezioni del nostro raggio, quello che individua l'angolo φ. Queste proiezioni le individuiamo poi lungo l'asse delle ascisse come il punto di coordinata x e lungo l'asse delle ordinate come il punto di ordinata y. Quindi questo è l'asse delle y. E questo è l'asse delle x. Allora, quindi rispetto a questa identificazione, adesso noi possiamo anche dire che il seno dell'angolo φ è dato, come abbiamo scritto qua, il cateto opposto diviso la nostra ipotenusa, che qua ancora non abbiamo indicato, la indichiamo ad esempio con la lettera R. A questo punto abbiamo il lato opposto, quindi questo, che è rappresentato da questo segmento che ha altezza y, diviso la nostra ipotenusa r. Il coseno di φ, allo stesso modo, definito come il cateto adiacente diviso l'ipotenusa, quindi l'adiacente è la lunghezza x diviso l'ipotenusa r, quindi sarà x diviso r, è la nostra tangente di φ uguale al rapporto tra i due cateti, quello opposto fratto quello adiacente, quindi quello y diviso x. Quindi queste sono seno, coseno e tangente definite, diciamo, rispetto al triangolo rettangolo che le rappresenta oppure rappresentate sul cerchio trigonometrico. Vediamo adesso come andiamo a misurare i nostri angoli. I nostri angoli noi li misuriamo, diciamo, in due forme che ci sono più comuni e più familiari:
i gradi di tipo sessagesimale, cioè quelli per i quali sul nostro cerchio trigonometrico partiamo dal valore di 0 gradi, sull'asse delle Y abbiamo i nostri 90 gradi, sull'asse delle ascisse negative abbiamo 180 gradi, sull'asse delle ordinate lato negativo abbiamo 270 gradi e tornando ritroviamo i nostri 360 gradi e si ricomincia nel giro. Indichiamo sullo stesso cerchio trigonometrico anche i gradi espressi nell'altra unità di misura caratteristica che a noi interessa, che è quella dei radianti. Abbiamo anche per i radianti, partiamo da zero, ma in questo caso il cerchio trigonometrico viene suddiviso in questo modo. I 90 gradi sessagesimali corrispondono a pi greco mezzi radianti, quindi ogni 90 gradi abbiamo un valore di pi greco mezzi radianti, quindi 180 gradi, il doppio, siamo a pi greco, a 270 gradi siamo a 3 mezzi pi greco e a 0 gradi ritorniamo e corrisponde a 2 pi greco. A questo punto possiamo vedere quindi anche le relazioni fra le due unità di misura. Quindi in particolare abbiamo che i nostri gradi vanno da 0 a 360 gradi e i nostri radianti allo stesso modo vanno da 0 a 2 pi greco radianti, quindi qua abbiamo 0 gradi, 2 pi greco radianti. Quindi come possiamo trasformare una misura in gradi in una misura in radianti o viceversa, ricordandoci diciamo così, la proporzione che c'è fra queste grandezze. Quindi noi abbiamo che 180 gradi, guardiamo sul cerchio trigonometrico qua, sul lato sinistro, corrispondono a pi greco, quindi 180 gradi diviso pi greco mi dà il rapporto che c'è appunto fra gradi e radianti, e questa proporzione mi consente di scoprire il valore di un angolo qualsiasi che ho espresso in radianti oppure in gradi.